Ottimo, allora anche Zoom ci dà l'ok per partire, ragazzi. Di nuovo, buon pomeriggio a tutti e benvenuti su Joiners. Mi fa piacere siate qui e vi do il benvenuto a questa nuova esperienza online che facciamo con Infocamere. È una realtà con cui collaboriamo in realtà da diverso tempo. E è la seconda esperienza online che tra l'altro faccio con Infocamere. È la prima però che faccio con Donatella Cantoni e con Francesca Pozza, che saluto e a cui do il benvenuto. Ciao, buon pomeriggio! Grazie, grazie Giuseppe. Buon pomeriggio a te e a tutti. Grazie, Ciao Francesca, anche a te. Entrambe specialiste in sviluppo risorse umane, poi magari ci dite anche in che cosa consiste il vostro ruolo, e quindi magari ci dite, che ne so, le tre attività che vi piacciono di più della vostra settimana, così come dire, ci inquadrate meglio anche la vostra figura professionale. Io però tra pochissimo vi lascio la parola, anche perché sennò parlo troppo e non va bene questa cosa qui. Vi dico invece, ragazzi, che avete a disposizione la chat per inserire domande, curiosità, dubbi e perplessità, così poi Donatella e Francesca fugano ogni tipo di dubbio. E poi, come vi anticipavo 30 secondi fa, se voi cliccate su reazioni sulla barra che trovate qui in basso e poi alza la mano, come sto facendo io in questo istante, vi attivo il microfono e quindi la domanda, invece che scriverla, la fate direttamente a voce a Donatella, a Francesca, così anche, insomma, più facile se la domanda è un po' più lunga, un po' più articolata, non dovete perdere tempo a scrivere. E di cosa parliamo oggi, Donatella, Francesca? Mi è arrivata una voce che si parla di curriculum, è vero? Eh già, temone. Mamma mia, Temone. il benedetto curriculum. Maledetto non mi piace, il No, benedetto. benedetto, benedetto, Benedetto. dai, cerchiamo di darvi qualche dritta, mettiamola così. Bene, A voi. allora intanto inizierei un po' contandovi cosa facciamo, no? Così mi aggancio, Giuseppe, a quello che ci hai chiesto. Ti racconto magari le mie tre attività, poi su quelle di Donatella sentiamo lei perché magari sono diverse. Noi facciamo parte di un team trasversale che si occupa di gestione risorse umane, insomma sviluppo risorse umane in Infocamere e più nel dettaglio io, Donatella e altri due colleghi che sono sulla sede di Bari, io sono a scuola di Padova, Donatella quella di Milano, ci occupiamo di recruiting però ad ampio spettro, insomma, quindi non solo selezioni, ma anche tutta la parte, insomma, di employer branding e talent acquisition. Sicuramente, parlo per me, le attività che mi piacciono molto sono queste, interagire con voi anche per capire, insomma, quelle che sono le vostre aspettative che ci aiutano sempre a migliorare. Tutta la parte dell'employer branding mi piace molto e anche il rapporto che si sviluppa con i colleghi proprio occupandosi di selezione, perché sembra di no, ma insomma c'è un rapporto bello stretto con quelli che sono gli hiring manager o tutti i colleghi che coinvolgiamo nell'ambito delle selezioni. Vai Donatella! Grazie Francesca, condivido, aggiungo altri tre aspetti che mi piacciono molto del mio lavoro, che sono il momento del colloquio proprio, poter conoscere persone nuove, capire della loro esperienza, è sempre un arricchimento al di là dell'esito poi della selezione. Mi piace quando firmano la lettera di assunzione, per cui vuol dire che reciprocamente abbiamo fatto centro. E poi nel momento in cui il nuovo collega arriva, quindi abbiamo poi il momento dell'onboarding, dell'induction, e quindi insomma lì si concretizza tutto il percorso e la persona, fa parte della nostra realtà, della nostra comunità. Ottimo, benissimo, siete state anche super rapide. Facciamo così, perché secondo me merita, diciamo, merita 30 secondi Infocamere. Chi è che co e cosa fa? Ottimo, allora, Infocamere è la società informatica del sistema camerale italiano, quindi delle camere di commercio italiane. È una società informatica, no? Quindi, ad esempio, i profili che noi ci troviamo a selezionare sono propri dell'ambito informatico, ma non solo. Infocamere è un'azienda, di oltre, di quasi, anzi, 1.100 dipendenti. Siamo dislocati tra, Bari, Milano, Padova e Roma. La sede legale è a Roma, le altre sono tutte sedi operative.
Il core business, non so se l'avete mai sentito nominare, è il registro imprese. Il registro imprese è l'anagrafe costitutiva delle aziende italiane. In Italia un'azienda per esistere deve essere iscritta nel registro imprese. E quindi lì dentro, oltre a tutti i dati, insomma, dell'azienda, viene un po' registrata anche la storia, no? Quindi tutti gli mutamenti del registro, sì, dell'azienda e quindi collegate al registro imprese. Ma Infocamere sviluppa una serie di altri servizi proprio rivolte solitamente alle camere di commercio e alla pubblica amministrazione. Quindi ci troviamo in quest'ambito qui. Ottimo. E quanti curriculum riceve Infocamera ogni anno? Tanti. E Tanti, migliaia. allora come si fa a emergere, no? Se i curricula che arrivano sono tanti. Sì, infatti è una domanda che ci siamo posti. Portate pazienza, usiamo una piccola presentazione che in realtà ci serve più come spunto, ecco, che non con la classica presentazione noiosa. Come sapete, insomma, inviare un curriculum non è facile, no? Dipende molto da come è fatto e da come lo costruite. A volte veramente bastano pochissimi accorgimenti per renderlo vincente rispetto magari ad uno più anonimo. Allora, adesso passo la parola a Donatella che vi presenta un po' l'agenda e inizia a entrare nel vivo. Grazie Francesca. Allora, questa è l'agenda che abbiamo pensato di proporvi. Ci terremo tanto che fosse un confronto, ecco, quindi qualora ci sono già delle domande da farci, fatecele pure anche nel corso di questa presentazione, ma sicuramente ci lasceremo un momento in fondo di confronto, cioè vorremmo veramente per quel poco che possiamo esservi utile per il vostro CV e per il vostro presentazione nei confronti delle aziende dove intenderete candidarvi. Quindi proprio il primo argomento è quello presentati, no? Come sfruttare la sezione introduttiva per dire chi sei, il tone of voice, le esperienze pregresse che non devono essere necessariamente solo quelle lavorative, ma anche di stage o di progetti che avete fatto in ambito universitario, poi andremo a approfondire, e poi come andare nel curriculum a indicare tutto il percorso di studi, la formazione, le certificazioni, eccetera, eccetera, con il dettaglio anche dal punto di vista delle date e anche le specifiche dell'istituto dove l'avete conseguito questi attestati e anche gli argomenti specifici. Poi c'è anche una sezione che magari molti si chiedono, ma gli interessi, gli hobby, le esperienze di volontariato, eccetera, li metto, non li metto. Poi ci soffermeremo anche su questo aspetto. Allora, primo argomento, come inoltre il CV? Scriviamo la mail per il recruiter. Ah, scusami Francesca, no, questa era la parte dopo, giusto? Sì, questo è l'altro pezzo degli argomenti. Esatto, l'ultima parte è come lo inoltro, no? Quindi se scrivere un'email a recruiter, ma ci sono tanti siti che hanno proprio il form online da compilare. E poi CV Clinic, quindi dati sensibili e anche in questo caso qualche consiglio, insomma, di base per come comportarsi anche da questo punto di vista. Allora, andiamo con i primi argomenti, vero Francesca? Prontissime. Ok, il tone of voice. Allora, anche un testo scritto, un CV, deve avere un'attenzione particolare al tone of voice, cioè dobbiamo adattare lo stile che utilizziamo per essere formali quanto basta, ma non troppo, ed evitare di essere troppo informali. Quindi dipende anche per quale società, per quale azienda vi candidate. Il consiglio è di essere sempre molto sintetici, ma anche efficaci nella vostra comunicazione. Quindi, in questo senso, guardatevelo, rileggetevelo, ma tante volte può essere anche utile farselo leggere da una terza persona che conosciate più o meno bene, che sia una persona, insomma, della vostra cerca di amicizie o familiari, ma anche qualcuno magari che già lavora nel mondo del lavoro, perché tante volte abbiamo una consapevolezza che poi è bene confrontarsi con qualcun altro. State molto attenti agli errori ortografici o di punteggiatura, quindi anche questo sono un pessimo indizio se c'è un apostrofo di troppo o mancante o una punteggiatura lacunosa. Pensate sempre che
Il primo biglietto da visita che voi date per farvi conoscere, no? E quindi anche in questo senso è molto importante porre attenzione. C'è anche il tema foto, foto sì, foto no, che foto metto. Nel mondo anglosassone, negli States, negli USA, c'è un po' la tendenza anche a non mettere più la foto, perché la foto è veramente molto, molto condizionante. Vi dico che quando si apre un CV, ma anche voi stessi credo che lo fareste, si è colpiti più dall'immagine che dallo scritto. Quindi, oltre ai layout, alla grafica, è molto importante la foto. In Italia la tendenza è di metterla sempre la foto, non è obbligatoria, ma la tendenza è quella. Quindi cercate bene una foto che sia attuale, non una foto troppo datata, ma anche in un contesto che non sia. Anche le stagionalità è importante, no? Cioè magari uno il CV mette una foto che era in piena estate, un altro d'inverno, cioè è bene una foto che rappresenti la persona, cioè non lo sfondo, che dia un'immagine di voi, magari se possibile anche sorridente. È consigliato sempre il viso, ecco, quello che conta è il viso, il mezzo busto, non a foto intera. Ci sono già magari delle osservazioni, delle domande su questo primo punto che volete magari condividerci? Allora, Donatella, al momento in chat no, io poi mi rivolgo a Francesca, Ilaria e Vincenzo semplicemente perché hanno la videocamera accesa, quindi è più facile, ragazzi, se avete delle domande, però ovviamente questo vale per tutti. Però ecco, forse al momento no. Bene, andiamo avanti, poi se c'è un argomento da riprendere, ragazzi, liberamente, insomma, lo riprendiamo anche in fondo. È importante nel vostro CV non pensare di dire siamo giovani, abbiamo poco da raccontare di noi, non è così. Cioè l'esperienza è esperienza anche quello dei gruppi di lavoro, i project work che magari avete fatto nel contesto delle scuole superiori o delle università. Quindi se non avete ancora delle esperienze lavorative, parlate di quello, di esperienze di stage, magari dell'alternanza anche scuola-lavoro, anche quelle sono importanti da andare a raccontare. Non mettete soltanto stage, alternanza scuola-lavoro, dalla e basta, cioè cercate di argomentare anche qual era il progetto formativo, su che cosa siete stati poi introdotti, inseriti nell'azienda dove siete andati. Faccio questo esempio, ma ci possono stare anche esperienze all'estero, esperienze ad esempio linguistiche. Attenzione che allora le competenze no, si dividono in hard, soft e human skill. Le hard skill sono anche quelle linguistiche, magari questo per alcuni di voi può essere nuovo, magari no, quindi le linguistiche fanno parte di quelle specialistiche. In questo caso è bene mettere anche se avete delle certificazioni, molto qualificante se avete conseguito il QCR, no? Sapete il B1, B2, eccetera. Quindi mettetelo e mettete magari anche le date in cui l'avete conseguito. Sapete la differenza tra soft e human skill? Vediamo chi si Silenzio. lancia. È calato il silenzio, Giuseppe. Aspetta, facciamo così allora, Donatella. Allora, facciamo così. Consento a tutti i partecipanti di attivare il proprio audio, così loro in autonomia possono attivarlo. E quindi se qualcuno vuole rispondere può farlo adesso, però Laura scrive no, Francesca Riconoscenze e scrive competenze. no. Ecco, Veronica si lancia. Donatella, che dici? Allora, la differenza tra soft e human skill? Sì. Ok, allora, le soft skill sono quelle competenze legate all'ambito professionale che non sono riconducibili a delle competenze specialistiche. Vi faccio l'esempio di un developer, che magari è più facile, no? Un developer conosce dei linguaggi di programmazione, conosce Java, conosce Python, eccetera, eccetera. Queste sono hard skill. Poi ci sono le soft skill, che sono ad esempio le capacità di problem solving, di lavorare in team, la gestione del tempo, no? Queste sono tipiche soft skill. Le human skill che stanno avendo sempre più attenzione da parte dei recruiter sono quelle proprio legate
alla sfera della realizzazione personale. Ad esempio, una persona che è empatica, una persona che ha facilità nelle relazioni con gli altri, vi faccio alcuni dei tantissimi esempi, per certi ruoli professionali sono delle caratteristiche di valore per la copertura di certi ruoli piuttosto che altri. Quindi anche questi aspetti metteteli in evidenza. Se avete una propensione al rapporto, ad esempio, interpersonale, è bene che lo andate a esplicitare nel vostro CV, perché magari il ruolo professionale richiede che ci sia molta interazione con gli altri, no? Con referenti interni e esterni all'organizzazione. Quindi sempre più fatevi una ricerca anche sulla rete e vedrete come l'accento sulle human skills, potete vedere anche degli elenchi per aiutarvi a identificarvi voi che human skill avete, sono proprio quelle personali, diciamo, che caratterizzano le caratteristiche di una persona, mentre le soft skill sono quelle riconducibili a delle caratteristiche importanti nella copertura di un ruolo, che non sono quelle specialistiche, no? Le capacità di gestione del tempo, ad esempio, tema che è un temone sempre nella vita professionale, è una soft skill. Il problem solving è una soft skill, il team working è una soft skill, non è una human skill. Spero di avervi risposto. Ritornando a poi le esperienze da dettagliare nel CV, spesso ci capita di non poter ricostruire la successione cronologica di queste esperienze. È importante, fatelo sempre mettendo a galla le esperienze più recenti, non al contrario, no? Quindi certi CV sono capovolti, partono da quello che ancora è le superiori per poi arrivare alla laurea e alla tesi che hanno fatto. Fate al contrario, cioè è importante mettere all'inizio del vostro elenco quelle più recenti. Anche la tesi di laurea è importante mettere il titolo o comunque mettere un dettaglio di che cosa ha riguardato la vostra tesi di laurea. Questo lo dico essendo voi insomma al minimo delle esperienze lavorative. È importante dare enfasi per quegli altri aspetti che vi assicuro che sono comunque molto importanti anche per i recruiter, cioè la spinta è forte a inserire giovani nelle aziende e quindi sempre più si vanno a analizzare anche questi aspetti che non sono ancora lavorativi. Do la parola a Francesca. Prego, Franci. Eccoci, grazie Donatella. Mi riaggancio proprio a questa parte relativa agli studi, la formazione e le certificazioni. Come dice Donatella, è molto importante spiegare bene su cosa si è stati formati, insomma, e mettendo in luce le cose sulle quali voi puntate. Ad esempio, se vi state candidando per una posizione di statistica e il vostro corso di laurea non è specifico per la statistica, ma avete comunque fatto degli esami di statistica o un corso extra all'università o nella scuola o quant'altro, conviene sempre citarlo, in modo che così si fa vedere anzitutto che si ha attenzione verso cosa ci si sta candidando e che si ha comunque una formazione specifica sul tema. Come anticipava Donatella, è importante anche l'ordine con il quale riportate le cose. L'ordine più corretto è sicuramente quello cronologico. Poi c'è il grande tema, no? Più si va avanti a formarsi, più uno magari fa corsi, fa certificazioni, fa studi, e lì uno si chiede: ma quanti ne metto? Li devo mettere tutti? Allora, tenete presente che il CV deve comunque essere leggibile velocemente e chiaro a primo impatto. Quindi, quando cominciano a essere tante, sia le esperienze che la parte di formazione, certificazione e quant'altro, magari, ecco. Fate una cernita, mettete quelle fondamentali per il ruolo al quale vi state candidando. La strategia vincente è sicuramente tenere presente che quel CV sta andando per quella posizione. Mi raccomando, non fate il classico CV che va bene per tutto, tanto lo mando, no? Ormai è pronto, lo mando. Mi raccomando, perché insomma, noi ce ne accorgiamo. E perché non ci arriva, no? Quello su cui volete puntare, qual è insomma il vostro focus, cosa pensate, no? Di mettere in gioco del vostro percorso sul contesto aziendale. Ecco, il grande tema è ora di inviare il CV. Come lo invio? Ecco,
Non so se qualcuno di voi ha già inviato qualche CV, immagino di sì, spero, ok. Ormai esistono una serie di piattaforme, no? Nelle quali si possono inviare le proprie candidature. Ad esempio, per noi Joiners è sicuramente un aiuto, no? nel far dar voce, insomma, a quelle che sono le nostre posizioni. Rare volte viene richiesto l'invio tramite mail. Ok, mi raccomando, se trovate un form di candidatura, riempitelo con le informazioni corrette, perché solitamente vengono chiesti i dati anagrafici. Tenete presente che quei dati verranno utilizzati solo esclusivamente ai fini della selezione, quindi non abbiate paura, oddio, mi chiedono la città, mi chiedono il capo, cosa vogliono da me. No, solo per capire magari la comodità alla sede, se appunto è un lavoro totalmente da remoto. Quindi questo. Un altro aspetto importante è magari riferito anche alla lettera di presentazione. Non so se avete avuto modo di vedere, ci sono proprio delle aziende, no, che tramite la piattaforma chiedono, allega il CV e allega una lettera di presentazione. Nulla vieta di fare un file per entrambe le cose, oppure di prevedere magari un trafiletto iniziale che vale come lettera di presentazione nel CV stesso. L'importante è mettere qualcosa di voi, ma metterlo in funzione della posizione, come dicevo prima, magari citando la posizione alla quale vi state candidando o utilizzando parole chiave che sono contenute magari nella descrizione di quella posizione che è di vostro interesse. Queste sono tutte piccole strategie che funzionano, perché si fa vedere che si è accolto esattamente qual è la posizione, cosa si vuole, cosa si ricerca, e che voi, passatemelo così, siete sul pezzo, cioè l'avete capito e vi proponete proprio per quella posizione. Per quanto riguarda poi appunto la parte dei dati sensibili, come diceva Donatella prima, è un aspetto importante. Noi ad esempio adesso, se vi va, vi proponiamo di inviarci anche il vostro curriculum. Se avete piacere, vi Donatella, volentieri, ci diamo un'occhiata, ovviamente non in diretta, ma insomma, poi ci riserviamo uno spazio, se avete piacere, con ciascuno di voi, per avere un feedback sul vostro CV. In questo caso, insomma, vedete voi se avete piacere di oscurare alcuni aspetti o quant'altro. Una piccola attenzione che vi diciamo di avere è quella di magari andare a leggere un po' la policy sul trattamento dei dati personali. Anche queste sono tematiche molto attuali e che ci riguardano, insomma, da vicino sempre. Ogni sito, ogni canale di raccolta delle candidature dichiara, insomma, quelle che sono le finalità, e questo magari vi dà anche un'idea in più sull'azienda. Quindi ecco, se vi fa piacere, noi riceviamo volentieri i vostri CV. Qui vi abbiamo messo il riferimento alla pagina aziendale su Joiners, l'indirizzo nostro se volete spedirci il CV, e anche l'indirizzo della pagina Lavora con noi, che avremo piacere, insomma, di farvi vedere velocemente. Che dici, Giuseppe? Assolutamente sì, facciamolo. Ok, allora portate pazienza che cambio. Poi aspettiamo le vostre domande. Sì, sono già arrivate due domande. Benissimo. Adesso rileggiamo. Vado veloce, questa è la nostra pagina Lavora con noi. Qui c'è un video che avremmo piacere di farvi vedere. Prima però volevo parlarvi, ecco, di questa sezione, dove mettiamo in evidenza quelle che sono le posizioni aperte, le posizioni in corso e le posizioni chiuse, proprio perché noi come società partecipazione pubblica dobbiamo dare nota di trasparenza verso i candidati. Unica curiosità che magari vi può essere utile, potete vedere quante sono le posizioni per profili junior che stiamo ricercando.
perché noi crediamo appunto nell'investimento di profili junior e come vedete spaziano un po' su tutti gli ambiti, comprese anche opportunità di stage, perché sappiamo benissimo che all'interno di un percorso di formazione è molto importante anche la parte esperienziale e di prova. Quindi ecco, questo è un po' il tutto. Adesso vi facciamo vedere. Scusa Francesca, se posso aggiungerei solo anche il valore che hanno le nostre graduatorie. Allora, noi ve lo stiamo ripetendo diverse volte, siamo una società in house a partecipazione pubblica, ma di fatto siamo un'azienda privata, applichiamo il metalmeccanico. Però abbiamo delle regole che si avvicinano a quelle della pubblica amministrazione. Una di queste è quella, la graduatoria delle selezioni. Questo però è un'opportunità. Mettiamo che cerchiamo, magari se Franci mi apri per favore una graduatoria. Certamente. Allora, magari cerchiamo la copertura di una posizione quando pubblichiamo il nostro avviso di selezione, ma poi abbiamo una graduatoria che vive tendenzialmente un anno. Cosa vuol dire? Che se poi nell'arco di un anno noi avremo bisogno di cercare un, non so, andiamo al full stack developer, cosa dici Franci? Questa qui no, che ho aperto una a caso. Ah, ok, non la vediamo ancora, eh? Allora, aspetta. Questa graduatoria è un'opportunità per noi e per i candidati. Cosa vuol dire? Se nell'arco di un anno, da quando è pubblicata la graduatoria, abbiamo bisogno, qua ne abbiamo uno, l'analista socio-economica senior, no? Qua in verdolino c'è la persona che è arrivata prima in graduatoria e quindi alla quale proponiamo l'assunzione. Se dovesse rinunciare, si scorre, si va subito al secondo e poi se rinuncia al secondo, al terzo. Se il primo invece accetta, come quasi sempre sono i primi ad accettare, questa graduatoria vive 12 mesi. Quindi se per la stessa sede, che non ricordo che sede era questa, noi abbiamo bisogno di un altro analista socio-economico senior, andremo a chiedere a RM dell'84 e GR dell'87 se sono interessati a una posizione analoga che magari si propone dopo 2 mesi. Ecco, per cui è un iter un po' macchinoso, diciamo così, che richiede il suo tempo, però queste graduatorie hanno un vantaggio perché sono opportunità che si protraggono anche nel tempo. Grazie Francesca, mi sembrava magari importante far capire anche questo, che non è così comune la graduatoria. È il muto però Francesca. Ah ecco, scusate, no, infatti un'opportunità in più è effettivamente fa la differenza, no? Quando fate un percorso di selezione sapete che è anche un investimento da lì ai mesi successivi. Adesso, se vi va, vi facciamo vedere quello che è il criterio aziendale al quale abbiamo lavorato l'anno scorso e che insomma dimostra un po' quella che è anche, insomma, cosa vuol dire lavorare in azienda. Sentite l'audio, vero? Questa è la mia azienda. È qui che ho trovato un ambiente di lavoro inclusivo, dinamico e multiculturale. In Infocamere mi sento parte di una realtà d'avanguardia. Al passo con le nuove tecnologie che supportano lo sviluppo delle imprese italiane e di tutti noi. Qui ho conosciuto i miei colleghi, la mia squadra vincente. Qui si lavora all'innovazione digitale, a sostegno della competitività del paese. Questa è l'azienda che mi dà l'opportunità di migliorare. Di crescere ogni giorno. Come persona. E come professionista. Questa è Infocamere. Interculturalità. Nuove tecnologie. Fiducia. Ottimismo. Crescita. Attenzione. Modernità. Energia. Risultato. Efficienza. Una realtà produttiva virtuosa. Che riconosce l'importanza del capitale umano. E trasforma i progetti in obiettivi. Un'azienda che ripensa i contesti di lavoro in funzione delle persone. Che si rinnova. Investendo in tecnologia, piattaforme e politiche ambientali. Per il benessere del pianeta. Questa è la mia azienda. Questa può essere la tua azienda. Questa è Infocamera. Visto anche un po' di spazi aziendali,
era effettivamente girato in sede con i nostri colleghi, erano tutti colleghi, quindi insomma avete avuto anche un po' una panoramica. Allora, Vincenzo chiedeva in effetti dove poter caricare il curriculum per lo screening. Francesca, Donatella, se noi vogliamo commentare il curriculum dei ragazzi nei prossimi minuti, magari possiamo fare così. Se volete possono inviarli a me e poi io condivido lo schermo. Voi che dite? Volentieri, se vogliamo farlo. Assolutamente, sì. Allora, Vincenzo, ovviamente poi anche tutti gli altri. Adesso vi scrivo la mail a cui inviare il curriculum e così poi appunto una volta ricevuto poi lo condivido lo schermo e poi Francesca Donatella possono commentarlo. Allora recupero la domanda di Federica che scrive: salve a tutti, sono una ragazza laureata in ingegneria informatico, 31 anni e non ho ancora esperienza lavorativa perché impegnata nello sport a livello agonistico. Come posso riempire il curriculum? Devo scrivere delle mie esperienze sportive? E vi ringrazio ovviamente Federica che intanto ha acceso anche la videocamera. Allora, anche direi Federica, perché comunque lo sport è una bella palestra di vita e quindi soprattutto in sede di colloquio, no, magari ti chiederanno ma quanto lo sport pensi che ti abbia insegnato, che ti puoi portare questa esperienza nel contesto lavorativo? Dal lavoro in team, dalla tenacia, eccetera, eccetera, ecco. Quindi assolutamente io sono del parere che vanno messe queste esperienze. Ok, grazie. E poi Vincenzo chiedeva, a proposito delle piattaforme, è necessario compilare nuovamente tutte le informazioni lavorative nonostante si sia già caricato il curriculum? Allora Vincenzo, io ti rispondo per quanto riguarda Joiners. No, nel senso che tu alla fine devi semplicemente inserire la tua area di studio che non corrisponde propriamente al corso, ma in generale, ad esempio, se uno studia se uno studia marketing strategico, l'area è comunicazione marketing, ma noi lo facciamo semplicemente perché così poi tu riceverai tutti gli annunci che sono in linea con quello che hai studiato. Per il resto no, non devi inserire altre informazioni. Poi magari su altre piattaforme questo è richiesto, perché se poi mi dici nello specifico a cosa ti riferivi, magari posso dirti di più. Sì, eccomi, io mi riferivo più che altro quando una piattaforma ti chiede sia di caricare il CV, ma anche di andare a specificare anche le singole aree, che sia studi, esperienze lavorative. Quello che mi chiedo, dato che magari al giorno invii una media di un tot di candidature, per non fare un processo macchinoso e andare a specificare ogni volta sempre l'esperienza, la formazione, in più caricare anche il CV, chiedo: è importante ai fini dell'invio della candidatura il compilare questo format per intero, o basta caricare il CV con le informazioni necessarie, che in genere sono quelle che hanno l'asterisco? Cioè, per un recruiter è importante che quel format sia compilato o è visto in una maniera negativa? Ecco, allora, mi sembra di aver, insomma, io non so, la rete che salta un po', però mi sembra di aver compreso cosa intendi. Allora, sicuramente i dati obbligatori vanno messi, altrimenti non si riesce a caricare, insomma, la candidatura. Diciamo che la compilazione di quelle informazioni è importante lato recruiting, perché permette di fare delle estrazioni massive di dati e quindi di analizzare in modo più veloce i CV, ovviamente in piattaforme non evolute come quella di Joiners, che invece magari già vi suggerisce leggendo il CV e mettendo l'area di interesse. Quelle piattaforme classiche chiedono un po' di fare un breve, insomma, riassunto di quello che è il curriculum, proprio perché poi si va a giocare con filtri e ricerche per i profili. Quindi, insomma, magari mettete le
quelle più fondamentali, non so, l'ultima esperienza e la formazione. Ecco, pensate che denota accuratezza, interesse, impegno, no? Sicuramente apprezzato il fatto che vi siete dedicati, che l'avete fatto con cura la compilazione di quello che vi propongono come modulo. Richiede tempo, ma poi ve lo ritrovate già in considerazione nei vostri confronti. Perfetto. Allora, io ho ricevuto un bel po' di curricula, quindi Francesca, Donatella, adesso vi condivido il mio schermo, così possiamo commentarli subito. Allora, mi ha scritto Luca, che se vuole ovviamente può anche accendere la videocamera, così poi... Scusate, ho problemi di linea, se accendo la videocamera inizia a saltarmi tutto, sia dove non ti preoccupare, ma diciamo puoi anche commentare semplicemente con il microfono. Questo è il tuo... CV, io ho coperto il tuo cellulare e la tua mail, e Donatella, Francesca, a voi. Allora, innanzitutto noto subito che Luca ha scelto di non mettere la foto, giusto? Sì, esattamente, ho deciso di non mettere la foto proprio memore del discorso d'inizio di apertura. Mm-hmm. Quindi tu preferisci dare un'immagine di te poi dal vivo, che sia una videoconferenza per il colloquio in presenza, giusto Luca? Esattamente, esattamente. Ok, mi sembra che c'è un'altra domanda che ho visto in chat, consigliamo o non consigliamo la foto? Allora, mi ripeto, in Italia la foto nei CV è molto diffusa, no? La scelta è comunque vostra, ecco, Luca sceglie di non metterla, piuttosto di mettere una foto non adeguata è meglio non metterla sicuramente. Se però la mettete, che è un po' la tendenza generale, rifletteteci bene, non mettete la foto a voi più cara, ma la foto che secondo voi può dare un'immagine adeguata di quello che siete, ma in un contesto professionale. Allora, poi vediamo cosa ha fatto. Sei partito, in alto ci sono i tuoi recapiti, giusto? Che adesso ho oscurato giustamente Giuseppe, ma è buona cosa metterli bene in evidenza, che siano qua o in fondo, hai messo comunque la data di nascita e dove abiti, ok. E poi immagino che li ha oscurati Giuseppe, ma ci saranno sicuramente anche gli indici. Esattamente, contatti il telefono. Ok, non c'è una posizione specifica, possono essere qua o in fondo. Poi tu parti dall'esperienza lavorativa, ok, quindi hai messo dal settembre 22 in corso e a ritroso, quindi quello che dicevamo prima, che quindi si parte da quelle più recenti, si va a ritroso. Apprezzo il fatto che anche hai messo dove le hai svolte queste esperienze, perché anche qua denota una tua flessibilità, il tuo mettersi in gioco anche di cambiare città, quindi Bologna, Roma, Bergamo, cioè questo viene apprezzato come flessibilità. Allora, all'inizio, se torni per favore su Giuseppe, allora, alla LUIS, presso cui all'inizio di quest'anno, ho intrapreso una collaborazione part-time in veste di tutor d'Ateneo con funzione amministrativa. Ecco, è anche apprezzabile questo tono discorsivo. Troppi punti elenco, troppe eccessiva sintesi, non va neanche bene. Cioè, quindi una frase così apprezzata, perché... crea colloquialità, cioè sembra quasi che tu la parli in prima persona. Poi IT change, e qui hai messo allora sviluppatrice di software, nello specifico programma gestionale, con il fine business consultant. Quindi qua sono le mansioni che hai svolto, giusto, come business consultant? Sì, esattamente, i bullet point intendo. Esatto. Per me va bene. Francesca, hai qualche osservazione in queste prime parti? No, mi sembra molto accurato. L'unica cosa, forse, andando avanti con le esperienze, magari una sintesi ulteriore delle attività e della formazione la metterei. Una cosa che non abbiamo detto prima, almeno secondo noi, non più di due facciate in un CV, perché altrimenti diventa veramente difficile da leggere e da, insomma, capire un po' quella che è l'esperienza. Qua siamo sulle due facciate, quindi ecco, magari sull'istruzione col passare del tempo ti consiglierei di togliere il relatore. Ecco, la votazione, Donatella, è un altro grande tema, no? Si mette, non si mette, anche su questo, insomma, ci si interroga spesso.
Diciamo che far vedere che la votazione è comunque alta è un plus relativamente all'impegno, sono rare insomma le occasioni in cui magari ho dato preferenza a titoli di studio conseguiti con una votazione alta, ecco, forse anche più concorsuale questa attenzione. Sì. Anche qua dove c'è master degree che hai messo solo materia della tesi management, è un po' troppo generico. Magari se specifichi qualcosa in più io lo metterei. Mentre sopra c'è diritto tributario, informatica giuridica, e va bene, qua penso che potrai un po' entrare un po' più nel dettaglio di spiegare la tesi su cosa verteva. Management è proprio troppo generico. Il professore, se è proprio una personalità insomma così di spicco, ci sta, se no, come diceva Francesca, si può anche non metterla. Poi la triennale, anche qua materia della tesi finanza, è troppo generico a mio parere, meglio specificarlo meglio. Poi hai fatto l'Erasmus, anche qua l'Erasmus, raccontare qualcosa dell'Erasmus non sarebbe male del progetto che hai fatto. E poi c'è l'autorizzo ai dati, giusto? È finito qua il tuo CV, Luca? In realtà dovrebbe essere esattamente, io ho pensato di strutturarlo su due pagine. In una prima pagina le esperienze lavorative e scolastiche universitarie, mentre nell'altra pagina le certificazioni, quindi competenze linguistiche, IT generali e poi appunto le vere e proprie certificazioni. Certo, allora mi piace come l'hai messo, la scelta di mettere in testa quelle linguistiche, da che cosa hai determinato? Perché pensavo che fossero quelle più gettonate a seguire poi quelle IT, insomma, relative alla tecnologia e al saper usare i sistemi computerizzati, per poi passare appunto a quelle un poco più generali, con le caratteristiche personali, le capacità comunicative, le capacità organizzative e manageriali e quelle artistiche. Ok, ricordatevi sempre il consiglio un po' che io e Francesca vi abbiamo dato di andare poi a personalizzare ogni vostro CV a seconda della posizione per cui vi candidate, no? Quindi se le lingue straniere sono un aspetto cruciale per una certa posizione ci sta di metterle in testa, ma se sono le hard skill che devono essere messe in evidenza è meglio metterle, ecco, subito in evidenza in alto e mettere magari quelle linguistiche dopo. Tendenzialmente le linguistiche non sono mai in testa. Mi piace che hai messo le bandierine, hai specificato bene i livelli C1, C2, eccetera. Anche quelle artistiche apprezzo, ecco. Le capacità artistiche sono quelle che rientrano un po' anche questo nella sfera delle human skill, eh? C'è una predisposizione al gusto artistico, può essere che rientri in quello, quindi hai fatto bene a farle a sé stanti. Bene, Franci, certificazioni, Franci? Sì, sulla certificazione fai benissimo a metterle tutte. E apprezzo anche il logo, perché spesso, no, si associa più velocemente l'immagine, no, al testo, e mi sembra molto chiaro. Come attività, ecco, queste sono, mi sembra di capire, attività extra, quindi teatro, scambio interculturale, questo ci racconta un po' di te, no? Quindi può essere uno spunto poi a colloquio per mettere in luce quelle che magari credi siano, come diceva Donatella, delle human skills importanti anche nel contesto lavorativo. Poi una domanda relativamente al fatto di preparare CV diversi in base alle diverse application da fare. Sebbene credo sia ovviamente un'ottima strategia, la mia domanda è, nel caso in cui comunque si debba fare più application contemporaneamente, quindi magari non si abbia neanche il tempo di stare troppo a personalizzare ogni CV, può essere una buona strategia il mettere in risalto quelli che sono i tratti più importanti in relazione alla posizione per cui si applica dentro la cover letter? Non so se ho... Sì. Cioè, in base al job profile, cosa cerca l'azienda, andare a esplicitare un po' perché per quella posizione ti senti di candidarti, quali pensi che possono essere i tuoi punti di forza. Certo, può essere anche quello una strategia.
magari riprendere parole chiavi che trovate nell'annuncio, no? Per la definizione del profilo, quello è sicuramente importante. Sai cosa c'è, Luca, ripensandoci? A me piace molto il tuo CV, lo apprezzo. Nella parte sopra dei titoli di studio del percorso universitario, se hai fatto qualche project work, qualche attività a livello universitario interessante, la metterei. Non metterei soltanto il titolo della tesi di laurea, perché spesso poi in sede di colloquio si va a approfondire questi aspetti sui giovani, no? Ma avete fatto dei project work, delle esperienze magari anche con le aziende, no? Ci sono in certi casi che si fanno delle attività gemellari con università azienda. Quindi se c'è qualche cosa magari che con la LUISS avete fatto, è interessante metterlo in evidenza. Grazie mille, grazie del suggerimento. Grazie. Comunque, a te. Luca è vincente, mi piace il tuo CV. È vero, è immediato. Grazie, grazie mille, lo apprezzo molto, grazie. A te. Allora, magari non riusciremo a vederli tutti, giusto Giuseppe? No, questo no. Se magari ce li giri a me e Francesca, dateci magari il tempo materiale di rispondervi, ecco, non vi risponderemo certo questa settimana. Comprendeteci, ma abbiamo tanti impegni, però vi risponderemo, ecco, sicuramente nel ma giro. Francesca, Donatella, ma loro che ne dite se loro li inseriscono candidandosi, facendo la candidatura spontanea? Sì. Può essere una soluzione, così vi arrivano direttamente? Sì. Infatti è stata, sì, nella facciamo pagina così, aziendale. Allora, riesci a condividere il link? Allora, sì, la prendo subito. Allora. Sì, che magari si facciano riconoscere che hanno partecipato all'evento di oggi, direi. Sì, sì, sì. Sì. Magari appunto nella parte delle note aggiungete che avete partecipato all'evento, così sappiamo che siete voi. Scusate, nello specifico io all'inizio ho inviato la mail col CV a quell'indirizzo che avete fatto vedere. Televisione, benissimo, benissimo. Però non ho scritto niente riguardo al fatto che stessi partecipando all'evento di Joins. Ma ormai Luca ti conosciamo. Va bene, lo prendo come un complimento. Assolutamente. Allora sì, ho condiviso il link adesso in chat e la posizione che Infocamera ha aperto proprio poco fa. Su Joiners, candidatura spontanea. Magari facciamo così, abbiamo altri poco meno di 10 minuti. Se vi va, vi condivido il curriculum di Luca, no di Luca, scusami, di Vincenzo e commentiamo anche quello. Vincenzo Bruno, che lo vediamo anche nella... Sì, sì, è lui. Sì. Vedi Donatella, Vincenzo ha messo la foto, vedi? Sì. Vincenzo, adesso vogliamo sapere dov'eri quando hai fatto quella foto. Ah, lì? No, ero in casa. Bravo, poi, però sei in alto a contesto sinistra, mi hai fregato, devo dire. Sì, in alto a sinistra ho inserito Junior HR, perché io in realtà ho fatto studi di moda, però negli ultimi mesi mi frullava in testa questa idea di fare... l'HR, di fare questa svolta. Mi piace che hai messo Vincenzo come la tua firma, giusto Vincenzo? Sì. Hai messo il nome come la tua firma, bello. Sì, un po' idea. Come se fosse una firma, sì. La foto comunque è adeguata, è una foto a mezzo busto, una foto luminosa, chiara, certe volte si vedono delle foto che non si vede neanche bene, fisionomia della persona è somigliante a come sei, che ti vediamo, quindi certe volte vediamo poi a quello che diciamo, ma è lui quello che c'è nel CV, allora andiamo a vedere. Allora. In realtà me la fece un amico con la Reflex, poi per farvi capire il format io ho deciso di inserire le esperienze con i relativi bullet point e poi per alcune esperienze, quando c'era da specificarlo, ho inserito anche i propri risultati. Cioè, vedete, sotto i bullet point ci sono scritti i risultati, perché ritenevo che era importante andare a sottolineare che risultati avessi ottenuto durante le esperienze lavorative, oltre alle mansioni da fare. Bene, allora magari
se posso, a primo acchito, mi sembra di capire che hai fatto esperienze più nell'ambito sales e marketing, se capisco bene, però ti piacerebbe ambire ad una posizione all'interno delle risorse umane, corretto? Sì. Ok, quindi ti suggerirei, visto che al momento la tua esperienza è diciamo più focalizzata su un altro ambito, magari due righe sotto la foto, sopra la foto, dove vuoi tu, ma iniziali, sì, in cui vai a riprendere quello che hai fatto, ma con l'occhio a quello che vuoi fare, perché così io da HR dico, ah è vero, lui ha un'esperienza un po', non dico lontana, ma comunque in un altro ambito, ma mi sta dicendo che quella gli è servita per, e che quella gli ha fatto da base per. Allora, per, questo per poi va specificato non solo riferito alla posizione, no? Ma anche a quali sono le competenze che tu pensi di aver acquisito per quella posizione. Poi non è detto che devi metterlo nel CV, puoi benissimo farlo nella lettera di presentazione. L'importante è che ci sia, perché devo dirti, da HR noi apprezziamo chi magari ha una formazione in un certo ambito e poi finisce a fare altro perché è mosso da motivazione. Io stessa ho fatto statistica e adesso faccio l'HR, quindi cioè, non è che per forza uno esattamente studiare quello e fare quello. Ma la statistica serve nell'HR. Adesso poi gli analytics sono sempre un tema, esatto, fondamentale. L'intelligenza artificiale, eccetera. Allora, la formazione. Allora, prima forse ci siamo dimenticati di dirvi che è importante anche mettere il titolo di studio della scuola secondaria superiore di secondo grado. Faccio un esempio. Uno si è laureato in filosofia, ma prima ci ha fatto il liceo scientifico tecnologico. Diciamo, caspita, ha un mix di competenze tecniche e quelle più filosofiche. Quindi, e questo è raro trovarlo, ma poi ci ritroviamo che lo chiediamo noi in sede di colloquio. Che cosa ha fatto prima dell'università? E quindi andiamo a capire anche lì se c'è stato un cambio di rotta dalle superiori all'università, andiamo a approfondirlo, a chiedere. Quindi è apprezzabile se mettete anche che tipo di scuola avete fatto alle superiori. Quindi, ritornando alla questione soft, hard, human skills, voi consigliate di inserirle nel CV, giusto? Sì, dove qua hai messo, no? Hai fatto le competenze digitali. O questo format va bene? Che sono le hard skills. Sì, l'empatia è una human skill. Ok. Hai capito? Il problem solving, no. Ma anche l'intelligenza emotiva è una human skill. Cioè, tu quasi hai messo più in evidenza delle human skill e soft skill. Vatti a fare un giro in rete, okay. Ci sono tanti punti in questo senso, però è apprezzabile se le vai a distinguere, oppure fai soft e human skill. Ah, unirle anche, sì. Sì, nel titolo, così anche recuperi spazio, perché sembra di no, ma ripetiamo, non superare le due pagine. Però se dai a vedere che le aggreghi, che prima fai soft e poi le human, magari con una riga che le separa, che hai ben chiaro cos'è la distinzione tra le due. Esatto. Ecco, poi Microsoft Office, preparatevi poi che quello che scrivete vi verrà chiesto a colloquio, quindi uno dice, ok, conosci Microsoft Office, ma in particolare cosa hai usato? Hai usato PowerPoint, Excel? Qual è la funzione più difficile che sai usare da Excel? Noi lo chiediamo. Sì. In quale contesto l'hai usato? Cioè, preparatevi, andate oltre a dire, io ho scritto questo, cosa mi potrebbero chiedere? Photoshop, quando l'hai utilizzato? In certi casi il portfolio anche, certi mettono poi il link al portfolio se è una posizione che c'entra la grafica o il marketing. E questo è apprezzabile, oppure c'è chi ti mette il link, non lo so, ad altre piattaforme dove c'hanno il profilo, oppure ad esempio gli informatici a dei siti che hanno sviluppato loro, no? Quindi
tra il CV può essere un ponte anche verso insomma, quello che avete fatto e un modo insomma, per il recruiter di vederlo in prima persona, di conoscerlo prima di vedervi a colloquio. Sì, ritornando, è un'esperienza molto diversificata, quindi a maggior ragione per la posizione a cui ti candidi è bene ritornare a quello che ti ha consigliato Francesca, cioè motivare il tuo interesse per l'application che fai, perché è un'esperienza ricca, variegata e quindi andare a sostanziare perché ti candidi per quella. Per il resto mi sembra chiaro, mi sembra... E di quante righe dovrebbe essere massimo questa breve presentazione? Ma no, qualche riga, quello che ritieni tu, l'importante è che sia chiara, cioè che non ti dilunghi troppo, cioè non riprendere sempre lo stesso concetto e lo dici in continuazione, piuttosto fallo breve ma mettici più cose, ok? Perché così insomma fai anche vedere che riesci a gestire un piccolo spazio ma di forte contenuto. Allora, se siete d'accordo, perché poi io alle 18 che cos'ho? Un colloquio di selezione. Per cui, Giuseppe, cosa ne dici? Sì. Se, no, no. Chiudiamo con la chiudiamo perché tanto gli altri li, sì, gli altri li mandano, li mandano tramite Joiners, li trovate nella sezione. Giusto, è vero che è pubblicata. Sì. L'ultimo link che ho pubblicato. Prima di salutarvi, ragazzi, infocamere tra 2 settimane, poi adesso la data precisa non me la ricordo, dovrebbe essere il 21 però, probabilmente, il 21 giugno. Stiamo organizzando con loro una simulazione di colloquio e Donatella, Francesca, datemi conferma, quindi magari tra domani e dopodomani, se riusciamo a pubblicare il dettaglio dell'esperienza online su Joiners, vi inviamo il link per iscrivervi e appunto, come dicevano prima Francesca e Donatella, qualcuno di voi, se vuole, può simulare un colloquio e quindi mettersi alla prova, così ricevere poi anche tutti i feedback del caso. Ovviamente vi invitiamo, una bella opportunità, anche perché, come dire, non si tratta di una simulazione, però è anche molto realistica, quindi bella sfida. Ci fa sempre con la disponibilità poi anche dopo l'evento, no Giuseppe? Chi è particolarmente coraggioso lo fa in diretta e se no abbiamo altre opportunità dopo. Ottimo. Donatella, io ti auguro un buon colloquio, visto che appunto adesso passi dall'altra parte. Francesca, grazie mille. Soprattutto anche per la candidata, auguriamo il meglio alla candidata. Grazie mille per averci raccontato un po' del vostro mondo e ci vediamo alla prossima esperienza online, tra 2 settimane. Grazie a tutti. Ciao a tutti, ragazzi. A presto. A presto, ciao.